un'opera importante che consegniamo alla città di Caserta, alla popolazione scolastica, perché questa sarà una struttura che sarà utilizzata anche dai dirigenti scolastici per le loro attività. È un'opera importante anche perché dà il segnale della ripresa dell'amministrazione provinciale di Caserta dopo 4 anni di dissesto, o meglio, dal 2014 avevamo un disavanzo di oltre 380 milioni, invece questo è il segno che abbiamo in questi anni fatto un lavoro importante non solo per risanare il bilancio dell'ente, ma anche e soprattutto per aver garantito qualche servizio importante per le città della provincia di Caserta. Ci sono voluti milioni di euro, tantissimo impegno da parte degli uffici, perché non era facile, ripeto, nella situazione economica e finanziaria in cui ci trovavamo, fare dei passi da gigante così come sono stati fatti. Niente, oggi consegniamo una struttura bella anche da un punto di vista visivo, oltre che utile per i casertani e per, ripeto, per tutti i cittadini della provincia di Caserta. Ci avviciniamo verso il rinnovo della carica di presidente della provincia. Quali sono le sensazioni e soprattutto in che direzione sta viaggiando lei? 350 km al giorno, questo l'abbiamo letto. Senza voler apparire presuntuoso e comunque rimanendo molto con i piedi per terra, credo che la vittoria è alla nostra portata. La provincia col presidente Maiocca ha dimostrato, nonostante le difficoltà, un impegno serio per la città di Caserta, la ristrutturazione di questo auditorium, del provveditorato agli studi, che ci consente di avere una struttura nuova, innovativa e fruibile alla città. Per cui riteniamo utile questa attività, questa struttura per la città di Caserta, e che il Comune sicuramente insieme alla provincia potrà avvalersene per organizzare una serie di eventi, di convegni e di interventi insieme al comparto dell'istruzione e non solo. Attendevamo impazienti che Caserta si potesse dotare di questa ulteriore opportunità, di questa grande sala che certamente in passato ha ospitato anche eventi importanti che io ricordo sia dal punto di vista della convegnistica ma anche dal punto di vista dello spettacolo. Ecco, adesso questa struttura ritorna alla città e come assessore alla cultura non posso che essere felice dell'appropriazione alla città di questo strumento che che allarga l'offerta che la città di Caserta può dare in merito alle sale per incontri, per spettacoli, per convegni.